Signori, quando avete finito di prendervi a testate praticamente. Ah, gli ha tirato una testata assurda. Signore, se lei vuole avanzare, dare una mano ai nostri ragazzuoli che non se la passano bene. Ci senti, fammi utilizzare un'altra cosa. Scarica di arcieri, tanto costa poco. Me l'hanno offerta al Conad, praticamente c'era il 3x2. A quanto pare c'era tutto il cast di The Walking Dead che ha fatto la reunion. Iscritto in astinenza nera da Stick War Legacy, non ti preoccupare, è arrivato il telone, il tuo spacciatore di episodi preferito, e oggi placherà il tuo desiderio di battaglie su Stick War. Scusate ragazzi, oggi ogni tanto sentirete il DeLong Gamer che si interrompe di colpo. C'ho qualcosa ficcato male in gola, ha detto così. È fraintendibile? Non fraintendete popolo? E sono lì che bevo acqua in continuazione, ma c'ho sempre le cose brutte in gola. Allora, nel frattempo il DeLong Gamer ha passato i soliti 8 miliardi di minuti a rifare la prima missione. Così ho preso abbastanza stelline. Yay, da ottenere un paio di forzieri. Incrociamo le dita, ho bisogno di skin nuove e faighe. Vediamo un po' se siamo fortunati. No. Ma basta, ma dai, ma no. Io non ci gioco più. Io non mi metto più a ripetere la stessa missione 80 miliardi di volte per sto schifo. Dai, ma veramente. Ma mi sento profondamente truffato dalla vita. Dai, vabbè, altre 4 stelline e c'è un altro forziere. Non possiamo iniziare in questo modo l'episodio. Ok, facciamo finta di nulla e vediamo di provare le due nuove missioni settimanali. Scusate, dove stanno le missioni settimanali? Ma... scusate, ma le prossime quando escono? Buongiorno, sviluppatori, vi siete drogati in vena? C'era chiaramente il numero 2 sulle missioni settimanali. Eccolo qua. Dove stanno? Oh, regia, abbiamo un problema. Stacca tutto, non so come rimediare. Vedi che il DeLong Gamer è un bambino furbo. Sti cocchi di emulatori non ti avvisano che il gioco va aggiornato. L'ho dovuto dedurre io. E dai, e gioco, e che cocchio. Faccio le figure quelle brutte brutte con gli iscritti. Dai, scarica, scarica, che devo registrare un video. Forza, forza. Ok, tentativo numero 826. Incrociamo le dita. Vediamo se questa volta abbiamo le nuove missioni settimanali. Ti prego, ti prego. E la risposta è... parapapà, yay, abbiamo la 153 a 154. Vediamo un po' cosa ci attende. Dobbiamo combattere contro il generale Xenophon e contro una rivolta delle unità glaciali. Che chiurlo, dobbiamo resistere perché stanno mandando un gruppo di leoni da The Elite. Oh, la cosa si fa molto ma molto interessante. Ok, proviamo ad affrontarla a difficoltà normale. Cerchiamo di non far boiate. Uilala, non abbiamo le unità quelle faighe. Allora, datemi un secondo che intanto rimettiamo la skin di lava ai nostri Leonida, perché immagino che saranno indispensabili per riuscire a sconfiggere il nemico. Quindi gli diamo una bella potenziata. Avrei preferito avere qualche potenziamento in più da spendere, ma per adesso li ho investiti tutti sui nostri arcieri. Ragazzuoli, voi dovrete lavorare in ogni caso, non battetemi la fiacca e vediamo di iniziare lo scontro. Allora, richiediamo subito un paio di minecraftiani. Da quest'altra parte, uila, tutto molto Winter is Coming in questo caso. E, mi avete dato delle magie? Oh, sì, ci serviranno gli spartani. Ci serviranno popo una cifra gli spartani. Allora, intanto richiediamone uno nel caso la situazione prendesse una brutta piega. E, sì, lo so, devo acquistarli, gioco, porta pazienza. Compriamo un po' di febbre dell'oro. Rifacendo lo sfinimento alla prima missione, ho accumulato un po' di gemmine della serie meglio che nulla. Veloci! Pedalate, gente! Non mi stanno già attaccando, no? Però sono pronti a rompere i maroni. E chiediamo anche un paio di arcieri. Ok, ok, ora ragioniamo. Spero che siano tutti belli potenti e potenziati. O qua moriremo fra atroci sofferenze per davvero. Perfetto, nel frattempo ho richiesto un altro leonida di scorta. Direi che potremmo provare ad attaccare il nemico. Questi li trituriamo alla velocità della luce. Il tizio ha uno spadozzo di tutto rispetto. Oh, perfetto. Barò batto in ritirata. Che coda buona e tanto giusta. Perfetto. Proteggetevi dalle frecce degli Arcidon del castello Marcondino di Rondello. Nel frattempo continuiamo ad ordinare qualche arciere. Triturata malerrimo. Mi sa che è meglio se ripieghiamo. Oh, immaginavo sarebbero arrivati i giganti di ghiaccio. Yay. Sì, ma non inseguiteci. Tornate a casa vostra. Fa che bastardi. Oh, perfetto. Così possiamo ripiegare e richiedere casomai qualche altro arciere. Questa la vinciamo facile facile, gente, tranquilli. Oh no, hanno anche evocato i maghi di ghiaccio. Questi saranno un bel problemone. Allora, cerchiamo intanto di avanzare, sperando che i nostri arcieri riescano a fare uno sproposito di danni. Oh, peggiore delle ipotesi, si va di magia. E chi se... usa la magia, così ce la semplifichiamo. Ok, ci hanno fatto anche molto male all'orgoglio, purtroppo. Aia, aia, ci stiamo facendo bullizzare di brutto. Gente,
Ce la fate porca di quelli per porca? Oh maronne. Ce li stanno buttando sempre più indietro. Arcieri! Arcieri, molte più frecce, molti più arcieri, porca di quelli per porca. Vai, vai così, il primo gigante ci sta per morire. Ce la fate ad avanzare? Mi sa che è meglio se indietreggiamo noi un attimino. Così ci facciamo inseguire dai giganti. E abbiamo preziosi secondi da dare ai nostri arcieri in modo tale che li possano attaccare. Ah, non li possono rallentare! È vero! E poi praticamente è uno scontro ghiaccio contro fuoco. Ehi, però ci stanno facendo un proposito di male. Qualcuno mi fa fuori quel mago Merlino? Ha rotto un pochettino i maronzoli. E presumo che questi leoni da siano di livello base. Non mi sembrano molto elite. Mi sa che mi hanno mentito, mi hanno venduto i leoni da cinesi. Porca di quelli per porca. Dai, gente. Perfetto, stiamo riuscendo di nuovo ad avanzare. Purtroppo c'è il nonno, nonno Frigidone, che sta rompendo i maroni. Qualcuno mi fa fuori nonno Frigidone, ragazzi, appena avete un secondo. Sì, sì, aspetta e spera. Ok, hanno spawnato intanto un leonida. E basta farvi bullizzare. Fate fuori nonno Frigidone appena possibile. Ci hanno fatto uno sproposito di danni, santo cielo. Ma siete la vergogna, santo cielo. Se vi vedesse il vero Leonida. Ok, ora finalmente possiamo bullizzare male i giocatori di Minecraft sotto zero. Perfetto. Il nemico sta cercando di mandare qualche soldato, ma la sua statua ha letteralmente i secondi contati. Dai, gente, ce la fate, arcieri. Veloci, veloci, veloci. E voilà. Ok, questa battaglia è durata anche troppo. Yay, altre gemmine, altre stelline e soprattutto altra pubblicità. Facebook, ma no, mi aspettavo qualcosa di meglio. Un bel giochino free to play la cui pubblicità non è minimamente ingannevole. Dove me lo metti, porca di quelli per porca? Ok, è stato abbastanza facile. Guarda lì Leonida come sono tutti felici e contenti. Oh, una Gold Rush contro i giganti e gli Spearton. Oh, che culo. Ancora una volta dovremo tirar fuori il nostro grande e grosso Eren. E praticamente noi comandiamo tutte le unità meno i giganti. E cominciamo con un Leonida. Yay! 9 punti, perfetto. Allora, a questo punto, scusate il gioco di parole, big potenziamento della lancia e dell'elmo degli Spearton. E per il resto si va di faretra degli Archidon. Oggi si va così. Minatori, portate pazienza. Sapete che i Leonida consumano uno sproposito di punti, purtroppo. Allora, essendo una Gold Rush, dobbiamo mandare il nostro Spearton in prima linea in modo tale da difendere le nostre unità. Vai, vai, subito, veloce, e diamo una velocizzata ai nostri minecraftiani. Ok, sembra che stiamo facendo molti più danni decisamente noi. Signori, quando avete finito di prendervi a testate praticamente... Ah! Gli ha tirato una testata assurda! Scusa, non possiamo fargli un Dizzy Spartan noi altri? Cioè, magari pure io ho le abilità con le faglie. Aspetta, oh no! Oh no! Oh, porca di quelli per porca, torna indietro, ciccio, no, 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 non hai speranza, no, no, non hai la benché minima speranza, mi servono un sacco di arcieri. Oh, porca di quelli per porca, no, 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 ritiratevi, ehi, vabbè, anche una fetta di chiurlo, tanto che ci siamo. Gente, questo è un bel problemone, questo è un gigantesco problemone, questo è un disastro praticamente. Non fatemi male alla statua, mi fanno tanto male alla statua, mi fanno un sacco di male alla statua. Ok, cerchiamo di avanzare, ma con cosa li attacco? Scusate. Questa missione è una truffa di proporzioni bibliche. Non posso attaccarli in questo modo. Aia. Ci stanno facendo malissimo. Ok, sono costretto ad utilizzare... Dove vuoi, il potere della corona? Vai. Perfetto, così abbiamo abbattuto rapidamente uno dei giganti. Ottimo, ottimo. Nel frattempo... che cocchio. Ma mi stanno bullizzando i minecraftiani. Ma sarai un bastardo. Veloci, veloci, ritiratevi, minecraftiani. Nel frattempo i nostri arcieri del castello dovrebbero poter proteggere la statua. Sì. Neanche più di tanto, veloci. Ok, richiediamo casomai uno Spearton e un altro arciere all'occorrenza. Aspettiamo giusto qualche secondo e poi vabbè. Ma allora dillo che devi rompere i maroni. Ok, scateniamo subito la nostra ira. Chi si è visto si è visto, vai. Perfetto, dovremmo riuscire a triturarlo senza troppi problemi. No, come non detto, come non detto. Pessima idea, ritiratevi di nuovo. Non riusciamo a fare niente praticamente. Ci sono troppi Leonida che ci rompono i maroni. Allora, vediamo di far fuori anche questo cocchio di Leonida. E voilà, perfetto, ora possiamo vendicarci pesantemente. Dai, e ne è arrivato un altro. Solo che questa volta abbiamo due unità da mandargli contro. Il nemico deve aver speso uno sproposito di denaro per evocare quei cocchi di giganti. Perfetto, uccisi male. Veloci, veloci, andate a bullizzare le sue unità. Minecraftiani, devo sprecare un'altra volta sto cocchio di potere. Non riusciamo a combinare nulla. Ok, siamo vendicati in una craniata di proporzioni bibliche. Praticamente si è ritrovato le gengive a livello dei piedi. Per non dire del culo, ma vabbè, dettagli. Ah, vi ritirate adesso? No, 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 no. Allora, continuiamo a tenerli in scacco praticamente. Pertanto, ogni volta che loro avanzano, come in questo caso, rimandiamo fuori le nostre unità pronte a bullizzarli, così saranno costretti a ritirarsi di nuovo. Con questa tattica dovremmo evitare... Ah, no, no, tornate indietro. Che riescano a guadagnare ancora dell'oro. Perfetto, evocatemi altri tre Leonida molto rapidamente. Tutti fuori di nuovo, veloci! E trucidateli male! Trucidate quegli infedeli! Santo cielo!
Ok, e ora tornati indietro prima che arrivino gli arcieri. Che mira! L'ha mancato di un millimetro praticamente. Oh, va che non si arrendono! Quello c'è morto male male, era praticamente in fin di vita. Ora che abbiamo praticamente 5 leoni da li possiamo bullizzare senza un minimo di rispetto. Peraltro quando li attacchiamo alle spalle gli facciamo uno sproposito di danni. A sto punto, siccome quando manderanno i rinforzi ci saranno dei giganti, direi di richiedere uno sproposito di Robin Hood, che è cosa buona e tanto giusta. Questa partita me la gioco sul sicuro, pertanto voglio evitare di rischiare di perdere delle unità. Veloci, veloci, fateli fuori, fateli fuori. Attaccateli, cosa andate in difesa? Bravi, bravi i nostri Robin Hood. Oddio, a sto punto potremmo anche contrattaccare direttamente noi e bullizzargli la statua, sperando che non utilizzino gli occhi laser magici, altrimenti passeremo un brutto quarto d'ora. Oh, direi che la loro statua sta per passare un brutto quarto d'ora. Perfetto, pronti a ritirarci. Chi sta arrivando? Sì, due gigant, porchi di quelli per pork. Allora, richiedimi un altro Leonida, perfetto, e un altro arciere quanto prima. Questo può essere un bel problemone. Dobbiamo passare al contrattacco, altrimenti potrebbero attaccare i nostri giocatori di Minecraft. Aia, ci hanno fatto un sacco male. Arcieri, arcierizzate più rapidamente, cortesemente. Ok, la loro vita sta scendendo alla velocità della luce. Ci siamo praticamente assicurati lo scontro. Non fatevi bullizzare. Maronne, però ci stanno legnando male. Una carneficina, gente. Una cocchio di carneficina, perfetto. Vediamo di usare come punta spilli direttamente tutti i loro minecraftiani. Perfetto, una strage. E di men che non si dica, possiamo scatenare tutta la nostra rabbia repressa sulla loro bruttissima statua. Veloci, veloci, bullizzatela male e voilà. Ammetto, all'inizio abbiamo passato veramente un brutto momento. Se non fosse stato per il potere della statua, ci sarei perito fra atroci sofferenze. Questa è nuova. Ma è il gioco della vita che stavo aspettando e che sicuramente non sarà pay to win, anzi sarà un gioco innovativo. No, come non detto, è la solita boiata di proporzioni bibliche. Possiamo ritornare al... Non voglio nulla, è tutto molto sexy il Pikachu, ma andiamo avanti che è meglio. Perfetto, abbiamo praticamente completato la maggior parte delle ultime missioni. Quindi, non lo so, ritorniamo indietro nel tempo. Deathmatch Training Speed. Beh, sentite, le gemmine le abbiamo. Queste sono quelle che mi piacciono. Dobbiamo combattere contro quelli infuocati. Ok. Tuttavia mi danno pochissimi punti per potenziare. Allora, utilizziamo la cara buona vecchia tattica. Quindi farei tra degli Archidon e anche la spada degli Swordraft, che dobbiamo un attimino potenziare un cicinino. Mi dispiace, Minecraftiani, non ce l'ho con voi quest'oggi. Ok, pertanto possiamo evocare uno sproposito di unità come non ci fosse un domani. Anche un paio di Minecraftiani, perché un po' di oro in più non ci sputo sopra. Un altro arciere, un altro ciccio. Ok, ora ragioniamo. Il nostro... Oh mio Dio! Perché dovevi evocare i Leonida? Ma sarai bastardo nel profondo? Speravo di vincere con la superiorità numerica. Oddio, ce la potremmo ancora fare, eh? Cioè, potremmo anche morire male male fra atroci sofferenze. Non dico di no. Allora, velocizziamo i Minecraftiani nel frattempo. Ah, ci attaccano subito. Dobbiamo passare al contrattacco anche noi? Potrebbe essere un bel problemone. Oh, come ci stanno triturando male. Aspetta che avevo la spada da utilizzare. Vai, triturali tutti. Gli abbiamo fatto uno sproposito di danni. Ok, perfetto, sì, però anche loro non scherzano. Ci hanno fatto male soprattutto all'orgoglio. Vai così, perfetto. Stanno battendo in ritirata i bastardi. Arcieri? Ah, ok, stanno arrivando con molta calma. Ma stanno arrivando. Ok, ritiriamoci. È inutile perdere unità così in maniera pirlesca. Ma porca di quelli per poca. Mo basta veramente però. E va bene, nel frattempo hanno riformato un esercito di tutto rispetto. Solo che questa volta non hanno i Leonida a dargli una mano. Evochiamo ancora un po' di Swordraft, che praticamente si prenderanno la maggior parte delle batoste. E passiamo al contrattacco. Potrei provare ad attaccargli la statua, anche se è follia. Senti, abbiamo denaro da spendere? Sì, anzi, gemmine da spendere? Assolutamente sì. Comprami un po' di febbre dell'oro. Ecco qua. E vai di febbre dell'oro. Ragazzi, avanzate, bullizzate quella maledettissima statua. Ok, spero che gli arcieri facciano abbastanza danni. Veloci, veloci, bullizzatela, bullizzateli anche la nonna. Vai così. E prepariamoci a ritirarci alla velocità della luce. Ma che sui acidi mi stanno facendo il culo a strisce. Ok, spero che non abbiano giganti. Tutti indietro. Tutti. Oh, maronne. Oh, maronnissime. Con contorno di mega maronne. No, ci stiamo probabilmente per morire male male. Servono altri arcieri, serve altro tutto. Ok, per adesso non stanno avanzando. Per il manebuccio di Chiurlo. Sì, vabbè, ma con la skin vulcanica e un ti piace vincere facile. Ponci ponci popopon. Oh, abbiamo comunque una squadra incacchietta con la vita. Allora, probabilmente è follia. Faccio ritirare tutti i nostri ragazzuoli in modo tale che nel frattempo si possano curare.
incrociamo le dita, speriamo che pian pianino riescano a recuperare abbastanza. Intanto, non posso evocare più di tanto. Perfetto, vediamo di farli tornare fuori. Oh, la maggior parte della squadra è messa abbastanza bene. Potremmo provare a contrattaccarli. Anche se ribadisco, è una carneficina di proporzioni bibliche. Veloci, avanzatemi, prodi. Aia, ci faranno un sacco male. Ci faranno tanto tanto male. Abbiamo ancora una di quelle, vai. Trita, trita, tanto mi costa, mi pare, 50-30 gemme con la cocchia di abilità. La ritengo un buon investimento, perfetto. Il loro gigante è morto. È morto tanto male. Ok, non ci resta che bullizzare i minecraftiani e triturare male la loro maledettissima statua. Ma che... avevano un sacco di minecraftiani, Mica pizze fichi qua. Ok, un paio di freccine piazzate ben bene, un paio di spadate su per il marmo. E in men che non si dica, abbiamo distrutto anche quella schifosissima statua. Yay! Dammi un'altra stellina, non sta a fare il tirchio. Ok, poteva andare decisamente molto peggio, facciamone giusto un'altra. Dobbiamo combattere una tribù di livello 4 con i non morti, yay! Ma soprattutto dobbiamo distruggere la statua nemica prima del tramonto. Oh no! E il nemico stesso ha un'armata di tutto rispetto. E partiamo con 10.000 di oro. Non può finire bene. Decisamente non può finire bene. Perché non ho gli Swordraff? Perché non ho gli Swordraff? Ma porco cane. Allora, potenziamo pesantemente i nostri Archidon. E per il resto, una potenziata rapida anche i poveri Leonida. Ma non posso fare di meglio. Gioco oggi sei tirchiettino però, vediamo un po' cosa hanno. Non ho messo la skin quella che fa più danni ai non morti. Me ne sono dimenticato. Porca di quella suprema iperporca. Allora, almeno un po' di Leonida e uno sproposito di arcieri. Qualche altro Leonida. Aspetta, toglimi un Leonida e fammi anche un paio di minecraftiani, perché ci servono decisamente molti minatori. Perfetto, nel frattempo sono arrivati i minatori, che ovviamente velocizziamo. Oh, non c'ho tempo da perdere io. Ho un esercito da comandare. Te basta fare il fighettone, che ti ho visto, Ti picchio male alla famiglia. Allora, direi di iniziare a danneggiare i nostri avversari quanto prima. Abbiamo l'abilità quella dei... No, non ce l'abbiamo proprio manco per il cocchio. Al massimo lanciamo un po' di frecce. E chi si è visto, si è visto. Battono in ritirata. Ma perché ogni volta che uso le magie dovete battere in ritirata? Ok, bullizziamoli intanto un po' la statua. Cerchiamo di prenderci avanti. Evocami un altro paio di Leonida appena possibile. Vai così, vai così, vai così, vai così. Perfetto. Oh, 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 tutti indietro. Tutti indietro, perché adesso arriveranno. Con quanti rinfori. Anche una fetta di chiurlo, tanto che ci siamo. E basta bullizzare. Oh, perfetto, ora dobbiamo affrontare tutto questo popò di unità. E voi mi domanderete, come Lon? Non ne ho la più pallida idea, soprattutto perché torneranno anche in vita come zombie. Yay, trattengo a stento l'emozione. Ok, sì, ma avanzate più rapidamente, gente. Veloci, veloci, senti, fammi utilizzare un'altra cosa. Scarica di arcieri, tanto costa poco. Me l'hanno offerta al Conad, praticamente c'era il 3x2. Ok, li abbiamo danneggiati un pochettino. Arcieri, ce la fate? Io spero che ci stiano offrendo abbastanza fuoco di copertura. Altrimenti i nostri Leonida passeranno veramente un brutto quarto d'ora. Ho quasi raggiunto il limite di popolazione. Non riesco a capire cosa stia accadendo qua. Vedo gente che muore, gente che torna in vita e muore di nuovo. Un disastro praticamente, gente, un disastro. Però stiamo avendo praticamente la meglio. Aspetta che avevamo anche... avevamo anche gli zombie, mi ero dimenticato. Evoca un po' di zombie che vengono a darci una mano. Ci hanno triturato male la maggior parte dei Leonida, che sono anche avvelenati, porco cane. Guarda che arrivano gli zombie. Vai, divertitevi ragazzi. Perfetto, si sono messi anche loro a bullizzare la statua. Ok, la vogliamo triturare male male, gente? Ci assicuriamo lo scontro alla velocità della luce? È stata una vittoria quasi lampo, praticamente. 2 minuti e 54 secondi. Cosa vuoi di più della vita? Una nuova chest. Ecco, spero non sia una truffa, gioco. Oh, cos'è? Ah, quello con i robot. Sì, sì, certo. Con sta grafica è proprio uguale, uguale, fidatevi. Posso skippare? Grazie. Ok, l'abbiamo completata per immane botta di chiurlo. Quindi andiamo a recuperare il prossimo forziere, che conterrà 4 skin vampiri, che ve lo garantisco, ma mai nella vita. Ma mai nella cocchio di vita? No, no, no. E... mi prendi in giro? Sono praticamente le ultime 3 magie che abbiamo usato nell'ultimo scontro. Non dico altro. Non dico altro. Signora, lei conduce un'attività truffaldina, non glielo volevo dire, ma mi ha fatto girare gli zebedei. Allora, prima di ritornare dai nostri amici non morti, che lo scorso episodio sul finale mi hanno fatto patire le pene dell'inferno, se vi ricordate stavamo affrontando la campagna in difficile e mi sono pentito di tutte le mie scelte di vita. Allora, vediamo un po' cosa ci attende questa volta. Attacco degli Swordraff! Oh, perfetto, i maledettissimi Swordraff che ci devono rompere le scatole. Allora, vediamo di... ma attaccano subito? Mi... una fetta di chiurlo!
Aspetta, no, non ho neanche tempo di far nulla. Intanto vediamo di reclutarne un po', ma... Ah, ok, no! Speravo di avere qualche secondo. Che fanno? Attaccano, non attaccano? Sono un po' indecisi sul da farsi. Ok, il comandante gli ha detto Boni, ste boni fioi, non ste romper le balle fin dall'inizio. Dobbiamo sopravvivere in teoria. Non è che devo per forza sconfiggerli. Eh sì, 2 contro un'armata di 8.000 miliardi. Certo, è una fetta di culo. Minecraftiani, veloci, pedalate. Allora, reclutiamo subito altri 2 minecraftiani. Perché qui non abbiamo speranze. Abbiamo la coroncina. Sì, ma peggiore delle ipotesi. Se si avvicinano alla statua, gli faccio passare la voglia a colpi di laser. Porco cane. Ok, gli ho dato una bella velocizzata. Oh, qua ci si muore male male. Perfetto, dobbiamo reclutare qualche Archidon. Ma non possiamo fare i miracoli, santo cielo. Oh, porco cane, non ho letto bene la descrizione della missione. Mi sa che loro attaccheranno al tramonto, quindi mancheranno praticamente pochi secondi. Oh oh! Oh oh, male, decisamente tanto tanto male. Ok, altri 4, molto rapidamente. Oh no, veloci, spawnate alla velocità della luce, figlioli. Ed eccoli che stanno arrivando, perfetto, ci tritureranno male male. Potrei provare a sprecare una magia, ma si spreca la magia, non so quanti siano in vita ancora. Vai così, perfetto. Pronto a ritirarmi nel castello, Marcondi Rondirondello. Non mi dire che ce la faccio. Ma che buccio di chiurro, sì sì, la magia ha contribuito. Ma non mi aspettavo una vittoria così facile facile. Incredibile, ma vero? No! Matematica, ti prego, no! Marone, sti giochi mi fanno triggerare malerrimo. Fammi skippare la pubblicità. Ma guarda un po', dovevo ancora spendere i punti potenziamento dello scorso episodio. E che cocchio! Allora, potenziamo i nostri Leonida, assolutamente, e anche le faretre degli Archidon. Sì, appena possibile vi diamo delle armi migliori. Sì, appena possibile vi compriamo dei picconi migliori. Sì, appena possibile ti prendo legnate sulle gengive. Non ce le hai, te le costruisco e poi te le legno, ok? Sono pronto, maronne. Oh, che bello, siamo nel territorio dei nonni. Aio, bravo nonno, divertiti con la magia. Quindi dobbiamo affrontare i Magic Hill. Wow, perfetto, per fortuna che abbiamo potenziato i nostri arcieri. Allora, subito 2 minecraftiani. E appena possibile bisognerà andare di arcieri in modo tale da tenere a bada i maledetti vecchiacci. Ah, santo cielo, sarà una missione abbastanza difficile. Però mi triggerò male se battete la fiacca, che cocchio. Per fortuna che ho fatto una scorta di picconi come non ci fosse un domani. 120, no no no, dobbiamo aumentare i loro picconi e le loro saccocce quanto prima. Oh, qui passiamo veramente un brutto quarto d'ora. Intanto possiamo richiedere un arciere. Non hanno richiesto neanche un nonno. Avrei potuto forse attaccarli con i nostri Swordruff appena possibile. Ma ho dettagli. Ok, nel frattempo i Robin Hood stanno arrivando. Che cosa buona e tanto giusta. Passiamo all'attacco. Cioè, probabilmente batteranno in ritirata anche loro. Ma gli facciamo sicuramente perdere un po' di oro. Continua a reclutarli. Ecco che arriva il nonno. Oh, dannazione. Dai, veloce, tritura i minecraftiani. Oh, loro restano lì a lavorare, eh. Ma che roba, che cosa di incredibile. Perfetto, attaccatemi il tizio. Ok, aia, sono più resistenti del previsto i minion. Oh, a minion, ha rotto le scatole. Oh, 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 di questo passo il nonno richiede di potersi avvicinare anche troppo. No, nonno, non rompere le scatole. Dannazione, mi servono degli Swordruff normali. Ok, veloce, colpite il nonno. Colpite il nonno, vai di nonno, vai di nonno. Ok, aia, ci ha fatto malissimo. Battete in ritirata, però un nonno gliel'abbiamo fatto fuori. Bravo Robin Hood. Perfetto, così abbiamo anche la carne da macello, ovvero gli Swordruff. E per sicurezza teniamo pronto anche qualche Leonida se la situazione prendesse una brutta piega. Allora, passo ancora al contrattacco, così non hanno la possibilità di fare praticamente nulla. Perfetto, perfetto, attaccateli, attaccateli. No, 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 tornate indietro subito. Come ho detto, mi basta evitare che riescano a guadagnare abbastanza denaro. Oh, ayo, mo basta veramente però. Wow, 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 i nonni sono partiti al contrattacco. Senti, mandiamogli un po' di zombie. Abbiamo uno spopolio di zombie, tanto vale utilizzarli, santo cielo. Vai, zombie, tanto il nonno più o meno ha la tua stessa età. Così ci possiamo ciancicare tutti i cattivoni. Perfetto, arcieri, veloci, veloci, veloci. Tritatemi male i nonni, aia. Ci stanno facendo malissimo, ok. Perfetto, contrattaccate i vecchi bastardi. Ti insegno io a rubare la pensione. Nel frattempo, guardali, sono andati a farsi fuori i minecraftiani. Non penso faranno troppi danni, ma di sicuro gli ciancicano male la faccia. Uila, potere molto ma molto utile. Sentite, io contrattacco e chi si è visto si è visto. Abbiamo uno sproposito di denaro da parte. Casomai gli arcieri arriveranno poi ad Armanforte e al resto dei nostri ragazzuoli. Oh, porco cane, hanno spawnato un nonno nel frattempo. Veloci, arcieri, cosa state facendo? Ok, come non detto, hanno lanciato una marea di frecce. Ok, il nonno ci ha schiattato male davanti alle poste che stava ritirando la pensione. E ora non ci resta che bullizzare male la loro statua. Ok, e questo zombie da dove arriva? Signore, lei era rimasto indietro, signore. Ah, e lei lancia gli schifi. Eh beh, poverino, anche lui voleva far parte della battaglia, povero stellino.
Ok, ci è voluto molto più tempo del previsto. E abbiamo sbloccato... Aio! Il nonno che va a prendere la pensione! Sì, sono proprio contento, guardi. Oh, senti, a sto punto vediamo di potenziare al massimo la faretra degli Archidon. Perfetto. E cerchiamo di rendere i nostri Spiriton, i nostri leoni, da un pochettino più resistenti. Perché ultimamente ce li hanno bullizzati male. Ok, siamo più o meno a metà della campagna. Tuttavia, è giunto il momento di tornare dai morti. Siamo alla 19ª nottata. Allora, abbiamo 2 punti da spendere. Abbiamo praticamente potenziato quasi tutto. Tranne i nostri maghi. Perfetto. Oh, aspetta che mi stavo dimenticando di mettere la skin selvaggia ai nostri leoni. Da che cosa buona e tanto giusta. E senti, metti un'altra barricata. Mi avete detto, e non so se è vero, che quando costruisco la barricata tutte le mie unità vengono anche curate. Che cosa buona e tantissimo giusta. Allora, lo scorso episodio ci hanno fatto uno sproposito di male. Ma una cifra di male. Per fortuna che la maga è ancora viva. Ma ci hanno triturato male i leonida, quindi vediamo di richiederne un altro po'. E un altro... un attimo di pazienza. Abbiamo neanche iniziato a far niente. Ok, le due maghe sono ancora in vita, ma per bucio di chiurlo. Scusate, ma la barriera che l'ho messa a fare io, se poi mi spawnate in base. Ma allora ditelo che è una truffa. È una fuffa, porca di quelli, per porca. Dove sono i minatori? Oh no, non mi ero accorto che avessero fatto fuori i minatori. Questo è un problemone. No, no, questo è un problemone molto più grave. A questo punto, senti, evochiamo questo, non mi ricordo chi era. Era il gigante, quello arrabbiato con la vita, gigantesco e morto e putrescente. Ok, mi stanno già rapendo la gente. Oh no, ne stanno arrivando un sacco gente. Vediamo di contrattaccare quanto prima. Veloci, facciamoci mandare anche qualche arciere dorato, non lo so nemmeno io. Signore, se lei vuole avanzare, dare una mano ai nostri ragazzuoli che non se la passano bene. Li ha rispediti dall'altra parte. Ok, io non so quanto ancora riusciamo ad andare avanti senza le magie, i cheat. E chi più ne ha più ne metta. Maghe, curatemi i cicci cortesemente. Bravo signore, bravo signore, continui ad avanzare lei. Non guardi in faccia nessuno. Ok, stiamo riuscendo a resistere, ma non so per quanto ancora. Vedo che il numerino pian pianino sta scendendo, quindi ce le stanno comunque triturando. Ok, non lasciamo che il nemico possa avanzare. Abbiamo qualche altro leonida morto male. Ah, indietreggi un po' che ci stanno triturando tutti i leonida. Lasciamo che il tizio grosso più grosso faccia il suo lavoro. Io spero che lei ci sia anche alla nottata successiva. No, 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 non bullizzatemi le maghe! Non bullizzatemi le maghe! Aspetta, salvate la maga! Salvate la maga, salvate il mondo! Porco cane! Oh, lo hanno a malapena palpeggiato il tizio. Io ne spawno ma uno sproposito di questi. E tanti saluti, che sono lenti da far schifo. Peraltro non so come si rega in piedi con solo la colonna vertebrale. Ma vabbè, dettagli. Ok, ce la stiamo facendo. Per miracolo, ma sti cocchio di giganti ci fanno una mare di danni. Quanto dobbiamo resistere ancora? Porco cane, veloci, quanto manca all'alba? Oh, siamo sopravvissuti per gigantesca botta di chiurlo? Assolutamente sì. Oh, senti, a sto punto vediamo di ricostruire la barricata. Potenziamo i giganti, non li utilizzerò mai, ma visto che abbiamo punticini, direi che cosa buona e giusta vedere di spenderli. Con quale risata non me lo dici? Oh no, non mi direi che è una nottata speciale. Oh, forse era lui che rideva, non lo so nemmeno io. Ok, abbiamo la barricata e maronne quanta gente che sta arrivando. Comunque sì, tanto che ci siamo, io ne evoco un altro. Perfetto, facciamo una bella armata di sti tizi. Non li possiamo controllare? Vanno avanti imperterriti loro, inarrestabili. Non so neanche se li possiamo curare o altro. Non intendo di certo restare qua a scoprirlo. Signore, lei dovrebbe tipo attaccare le barricate. Oh, guarda quanti ne stanno arrivando. Ok, a sto punto. E quanti sono? No, sproposito. Cos'è? Una riunione? A quanto pare c'era tutto il cast di The Walking Dead che ha fatto la reunion. Sì, ma siete senza mascherine, ragazzi. Il distanziamento sociale e tutte cose. Non potevamo lasciare andare avanti i giganti, no, A quanto pare ci sono i maniaci di protagonismo. Ragazzi, indietreggiate un attimino. Lasciamo che i giganti spargano i morti per tutto il campo. Oh, va che fan danni però, Oh, mica pizza e fichi. Ragazzi, stanno facendo troppi danni. No. Oh mio Dio, lo hanno triturato per davvero. Mi sta perfino laggando il gioco. Mi sta laggando la voglia di vivere, non dico altro. È un gigantesco problemone. Io non so voi due chi stiate curando, ma ho dettagli. Aia. Sì, per farcela ce la facciamo. Ma abbiamo perso uno sproposito di unità, purtroppo. Ragazzi, indietreggiate un attimino, che quel gigante è anche troppo gigante per che mi riguarda. Perfetto. E ora riattaccate di nuovo. Porco cane, ci muore anche l'altro gigante. Ma veramente? Ma no, ma non ci credo mai nella vita. Oddio, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. E anche sbloccato un obiettivo secondario. C'ho la gola che sgratta, che voi non ci avete idea.
Sì, ma stai calmo. Partiti i colpi d'arma da fuoco. Porco cane, ciccio, sono lì che parlo, subito mi spari nelle orecchie. Che cocchio. Allora, ritornando a noi, Barricational e Mago. Perfetto. Sì, Mago. Gigante. Devo inventarmi qualche altra tattica, gente. Perché non va bene. Decisamente non va bene. Oh, senti, reclutiamo anche un paio di leoni da dorati. Ma lo so nemmeno io. È che non voglio utilizzare troppe unità prima di finire la campagna in difficile, perché sicuramente ci torneranno utili. Questi dovrebbero essere overpower. Incrociamo le dita e speriamo che riescano a difenderci. Ayo, ma c'era anche un nonno. Non mi ricordavo ci fossero anche i nonni. Vediamo un po' cosa sta arrivando di bello. Vedo degli zombie normali e vedo degli zombie molto meno normali e arrabbiati con la non vita. Ok, la barricata sta per cedere. Cerchiamo di avanzare, ragazzuoli. Non mi deludete, vi prego. Arcieri, arcieri, veloci. Maronne, che macello, che disastro. Però sì, sembra che siano stati tutti curati. Quindi in teoria la barricata ci permette di avere le unità guarite alla nottata successiva. Poi magari è una boiata e non mi sono mai accorto io, Ma vabbè, dettagli. Sta arrivando ancora gente? No, no, non ho visto nulla, non ho visto nessuno. È tutto tranquillo, ragazzi. La smettete di rapirmi i tizi, cortesemente? Gigante, ti vuole tirare un paio di scudate quando ha un secondo? Bravo, ecco, vedo che ci siamo capiti. Ragazzi, sono arrivati un po' di leoni da arrabbiati con la vita. Maronne. Oh, certo, anche una fetta di chiurlo, tanto che ci siamo. Non so se mi convenga battere in ritirata di questo passo. Stiamo continuando a fare oro solo grazie alla statua che ogni tanto ci tira su 80 monetine. E chi si è visto, si è visto. Che disastro. Di sto passo ci fanno fuori anche il gigante. E io che speravo fosse la tattica vincente. I tizi d'oro sono ancora vivi? Avvelenati, ma quantomeno ancora vivi. Luna, tramonta più rapidamente? Maronne. Sì, vabbè, ma sta modalità è cittosissima. Cioè, la puoi vincere solo spawnando unità a profusione. Ok, abbiamo vinto, ma... Porca di quelli per porca. Più gemmine, Papino ha bisogno di molte, ma molte più gemmine. Oh beh, a sto punto finiamo di potenziare i nostri giganti che non vedremo mai sul campo di battaglia. Ed infine un'altra barricata. Scusate, c'è la palla davanti al gigante, dovrebbe star di... Lasciamo stare che è meglio. Ora che ci penso bene, non abbiamo mai utilizzato questa magia che si chiama Evoca l'Elite. Chiama un gruppo di soldati d'Elite dalle pianure di Westwind. Ce ne abbiamo 4 gratis, potremmo provare a utilizzarle. Magari ci salva il chiurlo, io la butto là. Ok, prossima nottata. Ah, che nottata siamo arrivati? 22? Maronne. Senti, utilizza quella cocchio di magia. Vediamo un po' chi arriva di bello. Tanta gente, non è poi così male. Abbiamo un po' di Leonida e basta. Mi aspettavo un po' più di gente arrabbiata con la vita. Signore, lei avanzi intanto. Chi arriva di bello stanotte? Ok, tanta gente. Tanta gente arrabbiata, sapete che vi dico? Io chiamo un altro di sti tizi della serie Meglio Abbondare, il gioco ce li ha dati. Tanto vale sfruttarli. Venga, venga, c'è suo cugino che lo aspetta, buon uomo. Oh, porco cane, hanno fatto breccia, attaccate! Attaccate! Ma sono i giganti? Questa è la mia impressione. Oh, mi sa che sono i giganti. Non lo so, ormai comincio a confonderli, maronne. Vai di scudozzo, iper scudozzo, perfetto. Vabbè, quanta... E cos'è? Ma no, ma proprio no. Ma qua ci si muore stramale, gente. No, 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 neanche i miei giganti non hanno la benché minima possibilità di farcela. Potrei provare a indietreggiare. Maghe, non lo so cosa state curando voi, perché io non ci capisco nulla. Me li tritureranno male, non mi ricordo quanto era il numerino prima. Mamma mia, che strage. Che strage assurda. Oddio. Forza, forza, avanzate, ragazzuoli. E che non posso utilizzare altre magie, se no non finiremo mai la campagna. Oh, pian pianino comunque i giganti avanzano, lasciando dietro di sé una scia di morti di proporzione biblica. Ok, perfetto, dai, sono gli ultimi. Non possiamo farci fregare e abbiamo completato alla grande questa nottata. Assolutamente senza usare magie, nessuno ha visto magie in questa run, ma proprio per niente. Questi dovrebbero essere gli ultimi, a posto. Ok, è andato un po' meglio, yay. Sì, ma il gioco, Papino, ha bisogno di tante, tante più gemmine. Sto sprecando l'infinito e oltre. Maronne, ci costava 500 costava. Ok, signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche perché sono... No, 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 profondamente traumatizzato. Sì, tante belle cose, salva e abbandona. Siamo arrivati per miracolo alla notte 23. Ma non penso che riusciremo a farne molte di più.
Come dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, ma di questo passo mi toccherà comprare le gemmine, comprare le magie, sono povero, non so come fare. E in qualche modo qualcosa ci inventiamo. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio picchiare male dai nostri mega giganti zombie. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!